La conquista di nuovi spazi naturali e qualche volta urbani da parte di animali selvatici è un dato che in questo periodo viene ripreso dai media nazionali con servizi e articoli in cui si riporta lo sconfinamento dell'incauto ma tenerissimo cervo, capriolo, cerbiatto o un po' meno in fatto di tenerezza, cinghiale di turno. Qualche volta, tra virgolette, l'invasione può diventare pericolosa per la potenziale aggressività dell'animale, più spesso perché tali incontri ravvicinati, spesso dei veri e propri scontri, innescano incidenti stradali, come quello occorso ieri sera lungo la strada statale 17 all'altezza di Castel Petroso. Un motociclista che viaggiava con la figlia ventenne si è visto sbucare all'improvviso sulla carreggiata un capriolo che dai boschi scendeva a valle in cerca di nutrimento. Il rovinoso impatto è stato fatale per l'animale e grave per il motociclista, che ha riportato serie ferite alle gambe. Il Molise, per la sua elevata e crescente densità faunistica, è un grande allevamento di fauna selvatica a cielo aperto. Dobbiamo abituarci a fare i conti e a gestire al meglio questa realtà, ha sottolineato il veterinario ASREM Antonio Liberatore, anche lui ieri sera sul luogo dell'incidente. È un fenomeno che purtroppo si ripete. Si è ripetuto e si ripeterà, non solo per i caprioli, ma anche per quanto riguarda i cinghiali e soprattutto anche per quanto riguarderà nelle immediatezze il cervo, che è una specie che nel Molise sta crescendo ad alta densità. La popolazione cresce da ovest, da occidente verso est, con più o meno una velocità di circa 5 km all'anno, il che significa che sta occupando tutta la provincia di Siena e sta invadendo la provincia di Campobasso. Purtroppo questo, ripeto, è un fenomeno con cui dovremo fare i conti per regolare la velocità in base a questo fenomeno di densità faunistica, tenendo presente che sul nostro territorio ci sono anche specie che hanno interesse zoologico ancor più marcato, del cervo, dei ruminanti selvatici, cervo, daino e capriolo, ma abbiamo anche il lupo e abbiamo anche l'orso, che da questo punto di vista costituiscono un'entità zoologica di tutto riguardo e che va salvaguardata, ovviamente salvaguardando quella che poi è la vita e l'incolumità dei nostri automobilisti. Il Molise può essere definito a pieno titolo un allevamento a cielo aperto di selvaggina. Cinghiale, cervo e capriolo hanno raggiunto densità assolutamente, assolutamente ragguardevoli. Anche tassi, istrici, volpi e mustelidi sono di rinvenimento praticamente quotidiano sulle strade infestite dalle automobili. E a proposito di contromisure, la prima e più facile da prendere in considerazione da parte degli automobilisti, quella di ridurre la velocità.